Buongiorno, stamattina riflettevo sul fatto che è molto molto più facile lamentarsi di ciò che non va bene, di chi non ci va bene, di situazioni che ci stanno strette, di cose che vorremmo diverse. Siamo veramente abituati a fare questo, però non ci rendiamo nemmeno conto di quanto questo lamentarsi, questo sottolineare ciò che non va, di fatto lo rinforza, di fatto lo avvicina di più, non può portare qualcosa di meglio, che la lamentela ha una vibrazione di un certo tipo, che non è certo abbondanza. Quindi la proposta di oggi è di andare al contrario, di andare a sottolineare quello che c'è già. Non solo sono delle prove dell'abbondanza, come l'altro giorno, ma il passo successivo è ancora di più. Si chiama gratitudine, è il ringraziare per quello che ad oggi passa come se fosse ovvio, quello che ad oggi è scontato. Quindi, non so, caffè, l'abbraccio, quei 5 minuti. C'è qualcosa che va bene, ma lo diamo per scontato. Allora iniziamo a rivalutarlo e a ringraziare per il fatto che non è ovvio per niente. Senza entrare nel merito, ce ne abbiamo veramente tonnellate di cose di cui ringraziare. E quindi il gioco di oggi sarà elencare una lista personale della gratitudine. E se volete condividere con noi questa lista o qualcuno, qualche elemento di questa lista, ne saremo contenti nei commenti, così da rinforzare anche tutto il gruppo, rendendoci conto che avere uno smartphone in mano, o avere una connessione a internet, o avere il sole, è qualcosa per cui ringraziare. Ed è qualcosa che avvicinerà molte altre situazioni per cui ringraziare domani. Quindi, buona giornata e grazie.